Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati sul canale per la quinta parte di Inazuma Eleven 2 Tempesta di Fuoco Nuzlocke. Questa è la novità, le regole le vedete qua sotto, se non sbaglio, non mi ricordo più dov'è, però quelle sono le regole. Sta per cominciare un nuovo capitolo, quindi prenderemo una vita in più, però aspettiamo appunto la schermata che ci dica che effettivamente sta cominciando il capitolo. I capelli sono sempre messi male e appunto registro di seguito rispetto allo scorso episodio, quindi purtroppo non ho visto ancora i vostri commenti, ma spero. C'è niente di particolare, di grave, ecco, di errori, e comunque vi avrò risposto. Spero, con tutti i commenti, ecco. Eravamo rimasti qui. Vi invito, ragazzi, proprio all'inizio, mettere mi piace, iscriversi se non siete iscritti e commentare, e partiamo. Vi ricordo anche il farolato, link in descrizione, il mio canale Twitch. Questo è Cervo TV, in diretta dal Parco dei Cervi. Ecco, quello è stato il cervo gigante. È in corso la cerimonia di inaugurazione, l'entusiasmo è palpabile. Il primo ministro Vanguard e il presidente americano Cooper stanno per tenere il nastro. Presidente Cooper, la ringraziamo per averci onorato della sua presenza all'inaugurazione del nostro Stato della Pace. Il piacere mio, venga a trovarci nelle USA, così procedo a dire di aver visto un po' di calcio americano. Volentieri, bene, cominciamo. Ricordiamo un momento per la pace. Cos'è questo rumore? E quello cos'è? E che cos'è? E che cos'è? La scoteca? Eh no, invece. Cosa? Cosa sta succedendo? No. Che diamine succede? Porca puttana. Oh no, la statua. Signore e signori, quello che state vedendo è reale. Il cervo gigante è stato ridotto in frantumi. È terribile. Signor Vanguard? Signor Vanguard? Dov'è il primo ministro? Che tragedia, il primo ministro è scomparso. Incredibile, il primo ministro si è messo volatilizzato. Cosa è successo oggi? La nazione deve sapere. Eccoci. Capitolo 2. Il mistero del pallone nero. Fa anche rima e acquistiamo una vita, quindi raga, cominciamo questo episodio, dai, possiamo metterlo anche in descrizione come inizio episodio con 6 vite. Aggiornamenti da Cervo TV. La polizia prosegue nelle indagini su fatti verificatisi la giornata di oggi al Parco dei Cervi. Ancora nessuna traccia del repertorio del primo ministro Vanguard. Il pallone nero ritrovato sulla scena del crimine fa pensare a un collegamento con i recenti attacchi alle scuole. A Nara si respira un'aria di sconforto. Da qui è tutto, vi restituisco la linea. Con la TV dentro. Questa è, senza ombra di dubbio, opera di Alice Academy. Il TV non si parla d'altro che il rapimento. Ogni canale trasmette la stessa cosa. È un po' come ora con qualcos'altro, ma ok. Davvero? Sai mica perché il primo ministro del paese è stato rapito sotto gli occhi di tutti? E fa anche un spiritoso adesso. Ma quale interesse avrebbe l'Alius a rapire il primo ministro? Cosa hanno in mente? Anche può saperlo. Ma sicuramente li faremo sputare il rospo quando li avremo sconfitti. Più facile a dirsi che a farsi. Quelli che dobbiamo affrontare sono gli alieni. Quante possibilità abbiamo di farcela? La vittoria non è una possibilità, ma una necessità. È per questo che stiamo cercando i migliori giocatori del paese, giusto? Hai ragione. Spero di trovare dei nuovi compagni di squadra, Nara. Quando pronto sei, un fischio fammi. A Nara ti porterò in un docchio di batter. Ah, veteran sardo. Ok, blog e andiamo a partire, andiamo verso Nara. Siamo pronti. Ok, bene. E quindi andiamo a Nara, finalmente abbiamo questa schermata del Giappone e andiamo in città a Nara. Siete già Nara. Ecco quel tempio famoso, quello che l'ho visto sui libri. Hai ragione, eccolo, è meraviglioso. Ehi, state calmi. Potete abbassare la voce, per favore? Cos'hai, Jack? Non vorrei andare ancora in bagno. Accidenti, Mark, non mi sento bene. Forse soffro il burnout. Conosci lui, è più probabile che ti venga indigestione da dolci.
Quanti puntini per Axel? Quanti puntini? Axel, che cosa c'è? Sei diventato pallido? Sto bene. Axel, Jack, ecco quello che dovete fare. Non dovete pensare ad altro che al calcio e avete il sesto. E mi sa che funziona solo per te, Mark. Chissà cos'è Axel. Sembra così triste da quando siamo partiti. Sì, è vero. Ehi, cos'è questo rumore? Qualcuno sta cercando di metterci in contatto con noi. Riconosco questo numero. Conto con vi vedo su di mobile. Allenatore, che sorpresa! Ehi, quante feste, veniamo al sud. Abbiamo attrezzato l'autobus con un dispositivo che vi permette di comunicarvi con noi. Interessante, vuole dirci qualcosa in particolare? Vuoi parlarvi del sistema di ingaggio? Interessante. Sistema di ingaggio? Sì, sono sicuro che le informazioni che ho scontato vi aiuteranno a trovare il migliore giocatore in circolazione. Potete, per esempio, i giocatori che hanno subito l'influenza dell'Alius e che vi sfidano in ogni momento. Ce ne saranno almeno un paio che vi piacerebbe affollare, no? Con un vostro velibro e qualche piccola informazione vi dirò di andare a ingaggiarli. Basta giocare con una loro volta soltanto, non importa se vincete o perdete. Attenzione, ma potete ingaggiare solo fino a 100 giocatori alla volta. E per raggiungere di nuovo, ok, molto tutorial, sapete che tutorial? C'è da qui a saltarli che non mi fanno impazzire. Ok, anche perché i dialoghi ce ne sono già tanti, quindi casomai vi spiegherò nella pratica quando sarà il caso di farlo, però ingaggiamenti, ingaggi li vedremo più avanti. Ragazzi, eccoci, Anara, benvenuti. Ah, mi sei nere, sono trascorso troppo tempo. Ci abbiamo fatto una vita per arrivare fin qui. Diciamo, mi sono fatto. Vedi, adesso se ne sono andati da un pezzo. Da caso, il nostro obiettivo è ingaggiare i migliori giocatori in circolazione che poi vada l'Arius. Quindi, ora siamo qui a fare. Beh, magari potremmo ancora trovare degli indizi sugli alieni. Come si dice, informazione e potere. Ok, basta chiacchiere, dirigiamoci verso il parco dei cervi. Bah, non è l'attrice così più potente, sono giusto fuori lei. Ostre. Era poco vento, quindi un po' corretto. Finalmente siamo giunti a Nara. Più avanti c'è il parco dei cervi dove è stato rapito il primo ministro. Sbaglio, qui la atmosfera è piuttosto tesa. Questa guardia dappertutto. Non sono riuscito a fare quei Dedalus. Non mi sorprende, considerando la loro velocità. Basta, Nat, mi hai capito che sei infissato con la velocità, basta. Già, andiamo a cercare l'inizio su queste linee. Cominciamo dalla scena del crimine. Dirigiamoci verso il parco dei cervi. E dunque sarà quello che facciamo. Raga, io sono ancora indecisissimo su doppiaggi, perché vi dico già che ho di quelle idee pazzesche per dei doppiaggi nuovi. Però, cioè, sono indeciso a chi assegnarli. E però ho già qualche idea. Ho già qualche idea, posso dire questo. Ok, sfida. E come sappiamo dobbiamo accettarle. E facciamo un gol senza spin. Allora, indovinate cosa sto per fare. Indovinatelo voi. Indovinate nei commenti cosa sto per fare. Struzzo thailandese. Attenzione! 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 È la prima volta nella storia che fallisce lo struzzo thailandese, probabilmente. Ma dopo si rifà subito Kevin con un tiro potentissimo. Però raga, avete visto come è andato in marcatura? Quello mi è tornato in marcatura dietro. Mai visto una cosa del genere? Vabbè, contro gli interni silvani, va bene. Continuiamo così, Raimon. Gol comunque, gol raga. Io sono scioccato. Io sono scioccato. Ok, andiamo avanti. Attenzione, tutto l'accesso alle persone non utilizzate aria. Abbiamo sentito che il primo ministro è stato rapito, quindi proprio così, non preoccupatevi, i secret service stanno già indagando sul caso. Comunque non sono faccende che ti riguardano, perciò sì, RTFE. Secret service? Chi sono? Cosa fanno? Sono degli uomini che stanno a proteggere delle persone importanti. Quindi, se hanno sparato la strada all'accesso al parco dei cervi, deve essere per forza esserci qualche indizio di porto di quell'area.
per quanto gentilmente potremmo chiedere, non ci faranno mai entrare. Già, a quanto pare gli alieni se ne sono andati. Perché non andiamo a chiedere in giro? Potremmo trovare informazioni utili sugli alieni, mettete tempo. Che cosa hai detto? Hai detto alieni? Cosa ne sai, Spotter Rospo? Che cosa sta succedendo qui? Signorina Victor! Sta succedendo? Sta cambiando il mondo! Andiamo, vediamo. Tu chi sei? Ascolta, devi lasciarci passare. Stiamo cercando indizi sull'Alius. Intendi dire l'Alius Academy? Come fate a conoscerla? Non possiamo fargliela passare, Liscia. Fateci passare. Non so proprio di cosa tu stia parlando. Alieni? Va! Agenti, cacciateli via! Cosa? Ma chi si crede di essere? Che rabbia! Quel ragazzo non era... Agente della signorina. Questo non è un posto per ragazzini, andate via. Ehi, ehi! E lei non è una ragazzina? Non ho capito. Non ho capito. Che mi lascia perdere, non possiamo metterci nei guai. A quanto pare... passata nel caso principale è più difficile del previsto. Yam. Ritorniamoci per un attimo. Forse potremmo trovare un altro modo per entrare. Ma perché non cerchiamo di parlare con qualcun altro di paraggi? In un modo o nell'altro entreremo nel parco. In barba si cazzare lì. Me l'hai detto lì in faccia, ma... Va bene, va bene. Ok. Quindi dobbiamo cercare un modo per entrare. Se non sbaglio c'è dentro qualcosa. Un cervo. Però devo un attimo fermento locale. Un bonsai, va bene. Buon a sapersi. Non ricordo bene, sinceramente. Comunque questo negozio non l'avevamo mai visto, credo. Insieme. Possiamo comprare sia robe brette energetiche e cose del genere, sia un bonsai. Buon a sapersi. E no, comunque partire si possiamo trovare. Se non sbaglio era cibo per cervi, una cosa del genere. Ma attenzione, perché ci sono sfide e come sappiamo non possiamo rifiutarle. Questa rubare la palla agli avversari mi stuzzica meno perché non c'è lo struzzo. Però ok, anche senza struzzo diciamo che la sfida è comunque un luzzo. Ok. Sì, però raga, un po' di pressing. Anche tu Mark, non c'è una porta. Anche tu pressa Mark, pressa, pressa. Oh, se perdiamo la sfida perdiamo una vita, tanto per ricordarlo e andiamo a pensare subito. Ok, manteniamo queste 6 vite che ci potranno servire più avanti. Se magari ci servirà anche fare un gol con lo stesso giocatore, potremmo utilizzare qualche vita così sacrificarla in modo giusto. Oh, davvero? Dico sul serio, non hai visto il cervo che poco fa è uscito dal parco? Quella guardia dello sguardo truce vicino alle scelte è ripietrita. Hai sotto sentirla, era nascosta dietro un albero e dicevo di non avere dimestichezza con gli animali. Mi spaventa così per un piccolo tenero cervo, dovrebbe chiamare il mestiere. Interessante. Dunque, così ha paura dei cervi. Ha trovato, possiamo distrarre la guardia, ma solo trovare il cervo. Perfetto, ma come pensi di fare? Chissà, gnom 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 gnom. Jack, cosa stai mangiando? Ti sembra un momento, ostre. Sembrano di mangiare i famosi biscotti di Nara. Biscotti di Nara? Quando li hai? Accidenti, Jack. Non siamo mia, devo fare un penicillin. Dai un'occhiata alla scritta sulla confezione. Attenzione, tenere lontano dalla porta dei cervi. Verranno da voi a pranchi e vi troverete un bel pasticcio. Ok. Ma che divertimento se... Se usiamo questi biscotti possiamo tirare un cervo. Verrà la pena tentare, Jack. Ti prendi i biscotti. Guarda, bei biscotti di Nara. Ecco qui, capitano. Ok, abbiamo i biscotti di Nara per attrarre appunto il cervo. Si vede che funziona. Ok, quindi andiamo a dare i biscotti di Nara alle guardie. Io raga, vi ricordo, siamo più o meno metà episodio, forse un po' di più. Avete lasciato un like, state supportando la serie, mi raccomando, che non vi voglio timidi, che in questo periodo siete un po' timidi. In generale vedo che devo un po' riprendere dimestichezza anch'io con i numeri, eccetera, purtroppo è stato un calo, vabbè. Ancora voi, che deve essere stato chiaro. Devo tanto un lavoro, c'è qualcosa che tiri su. Se no dai biscotti alla guardia. Accidenti, uno sotto cielo.
Cervi aiuto! Ok, va bene. E noi facciamo una cosa illegale. Ha funzionato. Con i biscotti di nero non si scherza. Ora possiamo finalmente tornare al palco dei cervi. E qui capiamo che mi sono rapito. Che dobbiamo riuscire a trovare degli indizi sull'Alius. Buono, buono, ci sta. La mia gamba. La ferita che mi sono fatto durante l'ultima partita fa ancora male. Tutto bene, Nathan? Sì, sì, tutto bene. Non preoccuparti. Ok, allora... penso, non lo dire. Scusate, ma... Ok, andiamo al parco dei cervi, quindi. Ok, è effettivamente un parco con dei cervi. Tutto nella norma. Un tesoro, con una vita energetica. Attenti a andare dai cervi. E possiamo curarci. Ok. Tanto questa musichetta, questo effetto sonoro mi ricorda il mio gioco preferito, Golden Sun. Ed è tutto un brividino sempre di emozione. Ok, ci siamo. Stiamo andando verso la struttura che è stata colpita e massacrata. C'è la statua, eccola qua, con il famoso pallone nero. E questa è la statua del cervo gigante. A questo punto il primo ministro è rapito di fronte alle telecamere. Adesso il cervo sono spezzato via. Il parco è enorme. Gli alieni sono riusciti a riempire il primo ministro in un lampo. Mark, guarda. Un bollone nero. Questo è sicuramente un'opera dell'Alius. Accidenti, pesantissimo. Incredibile se riescono a calciare dei palloni così pesanti come fosse niente. Fermi, dove siete? Allora, entra in gioco un personaggio di nome Victoria, che vedremo, piccolo spoiler, vedremo ancora nella serie. Dunque, io pensavo di fare un doppiaggio che era stato assolutamente, diciamo, tenuto per troppo tempo nello scorso gameplay, che è quello romagnolo. Io non sono un grande esperto, però ragazzi, sapevo che saresti venuti qui. Il pallone nero è la prova. Ammettetelo che siete in combutto con gli alieni. E che cosa? Ecco un po' effetto Eletta Lamborghini. Sento una pulenda, cosa del genere. Non tu pensare mica che le vorremmo per loro? Guarda, ci sembrano forse gli alieni. Aspetta. Non è troppo da ridere, raga. Ok, ok. Rosalini, vi sapevate gli alieni, anche se l'informazione era ancora confidenziale. E poi i criminali ritornano sempre sulla scena del delitto per nascondere le prove. Prove? Abbiamo semplicemente trovato questo pallone nero. Che volete prendere in giro di lì? Ve l'abbiamo già detto, non siamo gli alieni. Sì, come dice il capitano. Non puoi accusare la gente a tuo piacimento. Angel, hai la risposta pronta, eh? Questo è molto sospetto. Quante volte ve lo devo ripetere, non siamo gli alieni. Sì, invece. E invece no. Contate a proclamare la vostra innocenza. Questi alieni non sono così tazzardi. Avete usato un pallone nero per distruggere tutto. Se vi piace il calcio, chiedo di fare una partita contro i Magic Service. Per di sfidarci a calcio? Tanto per cambiare. Esatto, vi daremo una bella lezione. E guardatevi in giocare, siamo in grado di capire che stai mentendo. Mi sembra un'idea fantastica. Perché dobbiamo ricorrere al calcio per... Seglia, questo è il riassunto di tutti i Nozomi. Perché dobbiamo ricorrere al calcio per... Questo è Nozomi Eleven 2, raga. Questo è Nozomi Eleven 2, grande Seglia. Beh, non abbiamo niente da perdere. Per poi vedere come se la cavano contro una squadra di adulti. Che tipo di squadra sarebbe quella dei Secret Service? Bella domanda, fammi dare un'occhiata negli appunti. Ah, ecco qui. Veramente, pronto. Più mi sta mancando solo il calcio, la squadra del corpo non è una squadra. Capisco, sono così grossi perché se ne erano giocando a calcio. C'è un'idea, Victoria. C'è una strategia. Ok, ecco i serviti. Secret Service. Ok, no. Non facevo. Scusa, no, scusa, non facevo. Scusa. Cosa? Tu sei il capitano della Secret Service? Non dimmi che ci sorprende vedere un capitano così giovane. Ma poi se una ragazza non posso. Una ragazza non possa fare se deve andare a calcio. No, no, era solo. Non sono un po' sorpreso, ma non è che vedere qualche età ho fatto così una ragazza. Ciò che conta è che ti piace il calcio. Mark, non dovresti parlare con lei, la nostra avversaria. Su, vediamo quello sindacato di ferro, vieni. Ok, ragazzi, prepariamoci la partita. Ma io ho speso i miei PT. Ho speso i miei DD per recuperare tutto. E ora mi recupero. Va bene. Ok, imponiamo lo stilo con stile, come sempre. E siamo al parco dei cervi. Questo è lo stadio. Non c'era un campo di calcio lì. No, non mi fregate, non c'era un campo di calcio lì. Vabbè. È comparso.
È un po' come giocare a calcio, con i veleni. Ti ho già detto che non siamo alieni. Allenatrice, abbiamo mai giocato con te delle dulli, come facciamo? Giocate come fate sempre. Ma che razza di consigli hai? Era la nostra prima partita con una nuova allenatrice. La nuova vuole vedere come ci comportiamo. Ok, andiamoci da fare, giochiamo come facciamo di solito. Va bene, dunque noi siamo in 11, giusti? No, sì, no, forse con Willy siamo in 12. Però anche il modo giusto, il momento giusto per vedere la formazione. Ecco, io vedo Edmonds in... No, siamo in 11 con Willy, scusate, siamo in 11 con Willy. Grevissimo. Quindi, per concludere la parte, ci vediamo bene la formazione, che sarà poi quella che ci accompagnerà. Allora, abbiamo più soluzioni, raga. Al momento io andrei con il blocco centrale, perché me l'ha consigliato anche, se non sbaglio, Game Master nei commenti. Quindi lo ringrazio. Andiamo col blocco centrale, con Bob in difesa, come diceva proprio lui. In difesa mettiamo anche Todd insieme a Jack, che invece fa muro difensivo in centro. Poi mettiamo magari esterno sinistro Nathan, come è consueto fare. Eric Eagle, una bella ala destra. Ci mettiamo Jude come regista, magari aiutato da, non lo so, forse era più Eric, che in questo caso lo vedo un po' più utile alla causa. Edmonds lo vedo fortissimo, però può sicuramente essere più offensivo come giocatore rispetto ad esempio a Willy, che invece possiamo mettere esterno. E poi facciamo così, dai, con Edmonds trequartista. Al momento, raga, è una cosa naturalmente provvisoria, poi sapete che ogni partita dovremmo rifare un po' la squadra con un giocatore nuovo da inserire. Abbiamo visto i metodi di ingaggio e potrebbe essere proprio un giocatore della Secret Service che andremo a fregare. A me, vi dico già, stuzzicano molto sia Stevens che Smith, perché ci serve sicuramente un difensore, e anche perché, come dire, sono quelli che abbiamo visto di più, quindi sarebbe figo prendere uno di loro. Va benissimo, ragazzi, sta per cominciare la partita e io naturalmente, sono più bello, interrompo la parte, perché vediamo la partita contro la Secret Service proprio nella prossima parte. Quindi mi raccomando, non vi piace, scrivete, commentate, mi raccomando, ragazzi, supportiamo questa serie, è importantissimo per me, perché so che i numeri non sono altissimi, come vi dicevo, però è importantissimo chi è rimasto, condividere, far arrivare gente, perché se tanto si dice che Inazuma ormai è morto come brand, non c'è più niente, eccetera eccetera, secondo me è giusto anche valorizzare un'idea originale come potrebbe essere questa della Nuzlocke. Quindi spero davvero vi piaccia. Vi ricordo appunto la regola della Nuzlocke: non dobbiamo subire gol, raga, è finita, e non dobbiamo segnare con lo stesso giocatore, altrimenti perdiamo la vita. Quindi vediamo come siamo messi, ovviamente non valgono i gol scriptati. Raga, spero l'idea vi piaccia, spero il video vi sia piaciuto. Vi piace, scrivete, commentate. Ciao ragazzi, alla prossima, quindi fra due giorni. Oggi è Halloween. Oggi è Halloween, sa, ragazzi. Io lo sto registrando come lo scorso episodio, quindi buon Halloween, raga. Tra poco sarà la notte di Halloween. Chi fa 200 scherzetto? Chi fa sta a casa per il Covid? Vabbè, vai. Buon Halloween e ci vediamo in due per la festa dei morti. Ok, forse questi due episodi saranno un po' macabri. Ciao ragazzi.